Ci sono cose in tutta questa storia che mi hanno infastidito parecchio. Sembrava quasi che ci fosse un interesse, ci fosse un vantaggio, ci fosse qualcosa dietro, o un atleta modestissimo che non ho mai incontrato, che sicuramente non avrebbe mai corso un Giro d'Italia, che ha fatto un gesto riprovevole, ma l'ha fatto per se stesso, di sicuro non per avvantaggiare il team o lo sponsor. Certo. Quando un atleta si dopa, se gli va bene, l'anno dopo ti cambia squadra perché ha vinto delle gare e ti chiede il doppio dei soldi, una piccola squadra non lo può dare, e quindi se ne va via. Qual è il vantaggio del piccolo sponsor? Nulla. Il doping va combattuto, è la rovina dello sport, a prescindere, è un qualcosa di riprovevole a livello etico, è un qualcosa che fa del male a tutte le persone corrette, che sono la stragrande maggioranza degli sportivi, fa del male agli appassionati e a tutto il resto. E in tutto questo mi sarei aspettato anche un attimino di solidarietà in più da chi ha avuto gli stessi problemi che abbiamo avuto noi. Noi dobbiamo fare squadra, noi dobbiamo dire questo è un disgraziato, sti disgraziati non li vogliamo, e non dire il problema è tuo perché è venuto nel tuo team. No, il problema è di tutti quanti noi. Il ciclismo italiano non ha più il World Tour, non ha grandi sponsor per colpo di questo modo di pensare. Io, se permettete, avevo già deciso di uscire dal ciclismo in Italia, di puntare a un ciclismo World Tour, un ciclismo diverso, con paesi diversi, con situazioni diverse, di non dover chiedere più niente a nessuno per correre o non correre. Non ci sono favori a vantaggio mio o a svantaggio di qualcun altro. Se una squadra italiana non corre, a me dispiace, qualunque essa sia. Io non ho fatto il Giro d'Italia, pur avendo il progetto etico più bello che il mondo del ciclismo ha mai avuto. Non ho visto nessuno strapparsi le vesti.